Allora, eccoci qua per un altro appuntamento insieme. Oggi parliamo di tre spezie essenziali nella nostra cucina. Vi parlerò della cannella, del cardamomo e del curry o garam masala, dipende da come lo volete chiamare. Allora, la cannella è importantissima perché ha questo grande potere, soprattutto di contrastare il picco di zuccheri nel sangue, riduce il livello di trigliceridi e di colesterolo nel sangue. Ma soprattutto è utile per questa cosa dello zucchero. Quindi, mela e ananas, frutta indicata anche subito dopo mangiato. Nel caso della mela, possiamo quindi valutare l'idea di mangiare una mela con una bella spolverata di cannella subito dopo mangiato, soprattutto se magari il pranzo è stato un pasto particolarmente abbondante o comunque carico di carboidrati raffinati, quindi ad alto indice glicemico, no? Oppure possiamo mettere la cannella nel caffè, prendere un caffè amaro dopo mangiato con un mezzo cucchiaino di cannella è un ottimo modo per contrastare l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, quindi la cannella non deve mancare mai. Poi un'altra spezia che non deve mancare, a me piace fare questi incontri di 3-4 minuti, così diventa facile per voi da guardare anche perché non si appesantiscono i cellulari, si riesce a guardare in una maniera molto fluida. E quindi mi piace trattare più argomenti in maniera breve. Quindi parliamo del curry. Allora, il curry non è una spezia, in realtà il curry sono più spezie. Aumenta la termogenesi, quindi magari crea un po' di calore, si usa meno durante l'estate, però fa bruciare grassi e controlla la glicemia. La miscela di spezie, che compone il curry o il garam masala, il curry è quello che si utilizza per esempio per fare il pollo al curry, no? Varia da regione a regione. Vi dico la ricetta base che cosa comprende. Leggo chiaramente, altrimenti me ne dimentico qualcuno. Pepe nero, cumino, coriandolo, cannella, curcuma, ma anche chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fieno greco e peperoncino. Ecco, considerate che questo è un grande mix di vitamine, di sali minerali, ma soprattutto è un mix che messo insieme fa bruciare i grassi. Quindi pollo al curry piuttosto che utilizzato nelle minestre, nelle verdure, nei vari tipi di carne o di pesce, è un ottimo rimedio per stimolare la termogenesi, cioè l'innalzamento da parte del corpo della temperatura per bruciare quello che abbiamo mangiato. E poi il cardamomo, questi semini così particolari che hanno anche un sapore particolare, c'è da dire, ma è una delle spezie alle quali è attribuita proprio la proprietà snellente. Perché? Perché il cardamomo sarebbe in grado di accelerare e stimolare le funzioni metaboliche svolte da parte dell'organismo. Del cardamomo, se ne consumano i semi, può essere utilizzato per fare i dolci fatti in casa, può essere utilizzato da masticare così, può essere utilizzato nelle insalate, ma sicuramente può essere utilizzato nelle tisane e nelle bevande detox. Quindi poi sul mio sito, piuttosto che sul mio canale Telegram, piuttosto che nelle pagine ufficiali dei vari social, troverete spesso ricette di tisane e rimedi vari nei quali è stato inserito il cardamomo. Ecco, sul mio sito, per esempio, c'è il blog e all'interno del blog trovate tutto quello che è il mondo dei rimedi, delle tisane, delle bevande detox e dei rimedi naturali. Ci vediamo la prossima volta per un altro appuntamento insieme di benessere. Ciao ciao!